E ci colleghiamo praticamente con la sala 2 dove c'è la musica italiana e dopodiché con i grandi ospiti di questa sera. Lui si chiama, penso che si chiama Luca. Ciao Luca, buonasera, vuoi salutare? Sì? No. Salve. Magari è timido, è nuovo. Sono nuovo, scusate. Sì, ok. Ho un po' paura del microfono. È un po' paura, non, guarda, non mangia, non fa niente, eh. Non, attento che mordo ogni tanto. Ciao microfono. Ascolteremo Luca più tardi, ma nel frattempo ascoltiamo la prima musica italiana, tanto magari per salutarci un po' io e Luca, per rompere il ghiaccio, dopodiché saremo con voi Piero e Luca qui a RLC Genova. 1999 erano il Luna Pop, uno dei grandi grandi successi di questa raccolta, l'album titolato Squarec. Com'è che tu lo Squarec? Sono bolognese, Squarec. Che vuoi dire praticamente? Io non lo so cosa vuol dire, ma si chiama, perché lui c'ha la passione per questi titoli un po' così, Squarec. Scusa, ma tu parli normalmente così, la tua voce è normale? Fuori onda è così, adesso andiamo in onda per normale. Ok. Manda in onda, per favore, grazie. Signori e signori, buonasera, benvenuti nell'appuntamento con la musica italiana. Questa sera, il giovedì 29 gennaio, iniziamo la seconda parte, ormai ufficialmente attivata la linea al 338276982 e questa sera insieme a me, non più solo, c'è Carlo e c'è anche Luca. C'è un sacco di gente. Ciao Carlo. Buonasera. Ciao, Carlo. Buonasera Luca, come stai? Buonasera, io allora devo fare l'ospite stasera. Ho capito, sono tranquillissimo. Okay. Devo fare l'ospite allora. Fai stasera. L'ospite. Sì, aspetta, fai rifacciamo. L'ospite. Allora, questa sera devo fare l'ospite. Buonasera ospite. Buonasera. Sai che... Allora, vi puoi presentare come Luca Vasco, cioè quello che faceva radio da mille parti, come Luca quello che fa teatro, come... Boh, fai te, non lo so. Ma io ti volevo presentare come Luca, un vecchio compagno. Luca! Un vecchio compagno di radio. Di radio, avventura, cioè. Adesso poi in apertura racconto un aneddoto perché ce l'ho qua da mesi. Da anni, un anno. La vuoi tirare fuori questa sera? Tiro fuori stasera. Perfetto, bene. Senti, no, volevo dire una cosa. Innanzitutto che avete fatto tutto bellissimo qui, sono lusingato. E piano che sei. Vabbè, una leccatina. Sai che c'è Claudio l'ascolta. Ciao Claudio! Salutiamo Claudio Sacco che ci sta ascoltando, poi abbiamo un po' di saluti da fare questa sera. Sai, mi veniva in mente una cosa venendo qui. Ti è mai capitato, tu che fai radio come me, puoi passare un po' la musica, grazie. C'hai la voce un po' pompata però. Ragazzi, c'è un po'. Sono anni che non faccio radio, ragazzi, scusate. No, ti è venuta in mente una cosa venendo qui? Sì. Sai che quando tu arrivi in radio pensi a mille inizi diversi di fare programma, no? Perché dici potrei iniziare così, no? Così, e vanno tutti bene, tutti belli sono. Sì. E noi invece stasera, siccome non abbiamo niente da dire, faremo veramente qualcosa d'avanguardia, oltre, avanti, cioè la radio muta. Siamo praticamente avanti di vent'anni. Siamo avanti di vent'anni. Tra vent'anni si farà la radio così. Praticamente radio sottotitolata solamente. Sottotitolata. Ci sono i sottotitoli, potrete sicuramente capire quello che diciamo dai gesti. Esatto. Seguendo sul sito dalla webcam potete capire quello che diremo. Esatto. Potete collegarvi alla webcam su Hotbird 307.2. Salutiamo il tecnico webcam Franco D'Apice, che questa sera si occupa del collegamento in diretta. Salutiamo il tecnico il tecnico audio Massimo Rapisardi, buonasera. C'è un sacco di gente questa sera. Gli autori dei testi Franco Dovete Galli sapere, in questo momento fa anche l'animazione. Esatto. Muove anche le mani. Buonasera, stasera mi scusi tanto, a me non mi saluti? Senti, no, senta, le do del lei perché adesso nei programmi radio usa darsi del lei. Sì, lo sapevo. Quindi se permette questa sera se io permette. Mi consenta mi consenta Cribio. mi permetterei questa sera di autogestirmi. Perché ti sei messo le scarpe con i tacchi alti? Perché c'è la neve, allora, e poi mi sono tirato un po' la faccia. Allora, fatto un po' di lifting. Ho fatto un modellismo gabbiano, non faccio dell'inutile ironia. Mi sono dimenticato di mettermi la divisa, la maglietta da gabbiano questa sera. Caspita. Volo in alto nell'FM. Ecco, lei mi. Allora, io volevo ricollegarmi a un aneddoto. Vai un attimo che io vado a girare la pasta. Bravo, gira la pasta. Più che altro io vorrei questa sera permettermi di autogestirmi un attimo lo spazio, se è permesso. Quindi questa sera basta che paghi, guarda. Assolutamente sì. Questo programma non so se poi vuole che lo pago in natura o in monetizzando il tutto. Arrangiatela col tecnico della Fast. Adesso gli parliamo. Sì. Quindi dicevo, mi permetterei di questa piccola licenza poetica di chiamare questo programma questa sera Il Volo del Gabbiano. Radio Lanterna City. Grazie signorina. Guardi, sembrava un po'
un po' influenzata. Eh sì, ma guardi, quando me lo dice così Radio Lanterna, me lo può rimettere, grazie? Eh? Ma me lo rimette, grazie. Sì, un attimo che la chiamo. Lanterna City. Ah. Signorina, se me lo dice così, guardi. Io Lanterna City. Basta, non dice altro. Okay. Questa dice questo, ok. Grazie signorina, salutiamo Laura che... Laura non c'è. La nostra speaker ufficiale, no, c'è di là anche lei, buonasera. Ma sai che io sono qua dalle 8:30, non ho visto nessuno, sono usciti tutti adesso. Eh sì, sì, no, ma io perché ho portato... Pensavo di essere da solo, pure guarda quanta gente che c'è. Ho portato una folta schiera. Senta Gabbiano, Piero dica, Gabbiano, dica. Bando, questa sera quindi lo chiameremo il volo, le bande. Il volo del Gabbiano, se le va bene il programma. La più bella musica degli anni 70, 80, 90 è su... Radio Lanterna City. Ah, okay. Ecco, devo vedere se riattivo. No, perché mi stavo sbagliando. Sai, siccome noi abbiamo girato un po' di qua, un po' di là, ci scappava da di un'altra radio. Beh. Allora, senta, io l'ultima volta che sono stato qui, sì? l'assicuro che sono stati anni di sofferenza. Questo, ogni volta che venivo a trovare non potevo aprire bocca, quindi stasera... Sapete perché Gabbiano non mi invita mai? Infatti perché... ti dicevano, vieni però acqua in bocca. a water in mouth. Esatto, sì. Poi è stato un aneddoto di cui non fregherà assolutamente nulla a nessuno. Anzi, se possiamo mettere anche un po' di musica di sottofondo, che se no ci si rompe le valle dopo 30 secondi. Sì, sì, sì. Allora, io e Piero Gabbiano trasmettiamo qui lo scorso novembre. No, novembre 2002 era, cos'è, un anno e mezzo fa ormai. Ed era una giornata da tregenda, perché il giorno, se tu ti ricordi, che tracimarono il fiume di Chiavari, quasi il Bisagno. Era, speriamo che non succeda di nuovo anche stasera. C'è la neve stasera. No, ma qua a Genova il tempo è venuto bello. È bello. E molto quindi bello. Volevo dire che sono molto legato a quell'ultima trasmissione, di cui anche abbiamo un reperto storico. Un peccato che lei questa sera non possa farlo sentire, perché io ce l'ho. Io pensavo che quella volta che c'era quel programma avevi più capelli. Lo so, è vero. Ma perché c'ho il gel stasera, non per altro. C'ho il gel, c'ho il gel. E sono molto... non eri ancora caduto dalla seggiola a rotelle? Sì, a voglia. Ah, eri già caduto, fatto? E rialzato, certo. Sì. Ero già in vacanza da una vita. Quindi sono molto legato a quella domenica lì, che è stata per me un giorno che mi ha cambiato la vita. Bene. In bene... e male, poi insomma è nostro... diciamo, se sei qua a dire queste cose va bene, va dai. Bene, va bene, dai. Diciamo che è stata una domenica di gloria quella lì, va? Vabbè. Ok, cominciamo, mettiamo un po' di musica, che facciamo? Sì, allora io inizio intanto a preparare un dischetto che tra l'altro molto volentieri lei proposto te, no? Eh sì. Io volevo mettere questo disco perché questa sera, diciamo così, c'è un motivo ben preciso, no? Ovviamente. Le canzoni che ascolterete questa sera durante questo programma avranno sempre un motivo, un seguito, e non sono mai così scelte a caso. Ma del resto la musica che mette lei Gabbiano, sai che io non passo, è mai scelta a caso. Passo a casa, quello sì, per scegliere le canzoni da far ascoltare il giovedì sera. Questo della musica stasera che mi ha stupito, davvero. Ti ha stupito? Veramente di atmosfera. E quindi dicevamo che mettiamo anche, stasera ce ne freghiamo un po' delle playlist. Sì, questa sera usciamo fuori, anzi abbiamo proprio staccato il computer che ci dà una mano, ma andiamo random, in diretta dalle nostre mani. Come si dice a braccio? A braccio, sì. Questa sera ho visto che hai scelto la prima canzone, una canzone che ci riporta un po' indietro con gli anni. Una canzone che ci riporta un po' indietro perché dovete sapere, Gabbiano ve l'ha raccontata sicuramente 500.000 volte, lui ha fondato diverse radio, lui trasmette dal 1900. Proprio. Fuse. Trasmette dal 1957 più o meno, io da un po' più in là. E quindi volevamo stasera troveremo anche un po', a parte che ho portato un po' di dischi miei, roba che musica che... Ma anche vinile? Del cuo. No, purtroppo no, perché non ce l'abbiamo girati. Poi io lo sapevo, quindi ormai siamo tecnologici, ragazzi. Sì. Tutto in digitale. Bene, cosa ascoltiamo il primo? Portiamo un po' di musica che ci riporta anche un po' indietro nel tempo e un po' nella memoria. Quindi questa sera torniamo indietro di esattamente, 24 anni ormai sono. 1980 c'era... Facevo il militare. Aspetta, adesso guardo se sono ancora a fare DJ. Non mi ricordo quanto c'è di questo d'ingresso. 3 minuti e 21, puoi mandarla, tranquilla. Sì, ok. Vado? Vai. Questo è il primo motivo italiano, signori, con Piero e Luca. E dicevo che questa sera possiamo... facciamo anche un po' un giro nella memoria, oltre a parlare di teatro, come senti via... Senti che bello. Oltre a parlare di teatro e... arte varia, musica e magia. Tutto ciò che fa spettacolo. Tutto no? ciò che, bravo, tutto ciò che fa spettacolo. Questa sera con la memoria ci ripartiamo. Ricoci ancora in onda, buonasera ancora con voi. Facciamo il corretto, aspetta, facciamo il corretto. Ci stai a farti una bottiglia. Abbiamo sbagliato il gesto. Tempo si fa bene. Ci stai.
lo raccontiamo sta retroscena, dai. Mentre Strano Amore ritorna, ma su Rete 4. Non so se è stato un declassamento oppure hai visto la pubblicità che di questo Rete 4, che c'è lui col divano in mano, quell'altro. Ma che Castagna che farà Strano Amore? C'è di nuovo Castagna che riparte, sì, non più alla domenica ma il venerdì sera. Dai, lo guardavi tu Strano Amore? Assolutamente, ci ho partecipato due volte. Sì, ma dai, quest'anno. Ma dimmi, non mi hanno voluto. Che storia, che storia. Allora, dicevo un po' il vero motivo che della ragione per cui questa sera sono accompagnato è perché Luca si è allogato qui negli siti della radio. Intanto diciamo che il primo artista che ci ha fatto, il primo artista che ci ha fatto, facciamo Radio anni 70 stasera, dai, tutto, è l'unica che sappiamo fare, che non ci ricordiamo più come si fa l'altra radio. Raccontiamo questa, io ho detto al buon Gabbiano, sì, dura 3 minuti e 21 l'intro, quindi puoi mandarlo tranquillamente. Era abituato a lavorare sul computer, 3 minuti e 21 era la durata della canzone. Anche perché mi sembrava un po' strano 3 minuti e 21 un intro, secondo me potevi raccontare la vita, ecco. Doveva durare 8 minuti la canzone. Comunque era Goran Kuzminak. Allora, chi era? Ripeti come si chiama? Goran Kuzminak, vediamo se lo sai pronunciare. Goran Kuzminak. Kuzminak. Ok, ragazzi, vado bene. Te lo ricordi? Vediamo se sei preparato sulla musica degli anni fino agli anni 70. Ci fu una tournée storica di Goran Kuzminak con altri due artisti. Quanto tempo? La domanda di riserva. C'era un disco bellissimo, Goran Kuzminak, Ron e mi pare De Gregori fosse il terzo. Sai che adesso non mi ricordo più nemmeno io. Ma dai, era un disco bellissimo del di fine anni 70, 79-80 mi pare. Potrebbe essere una domanda da fare ai radio ascoltatori. Ehi là. Ehi. Allora chi ripeti l'indovinello, magari vince un soggiorno gratis con Franco. Ma l'ho detto io ormai. L'ho detto io. Pensa un po' come ti sto a sentire. E guarda, infatti sto pensando no, sto pensando che stasera ho mangiato dei ravioli che erano veramente buoni. Ravioli al ravioli all'antica cucina di San Quirico. Ma dai, perché allora sai che sì, mi ricordo, ti giuro che mi ricordo anche il titolo, si chiama Strade di città. Strade di città, e sono pronto a essere smentito, giuro mi confondo con magari Una città per cantare di Ron. Quella era di Ron, però questa qua proprio non ricordo. Questa è una piccola perla. Che disco c'è sotto adesso? Non lo so, dai. Ah, così è sottofondo. Sì. Allora, diciamo il vero motivo, tanto per ricollegarmi a quanto stavi dicendo tu. Buonasera, questa è Radio Lanterna. Io sono Luca Vasco, c'è Piero Gabbiano con me e siamo nello studio 2, ci siamo trasferiti. Quindi se ogni tanto dalla webcam vedete un piccolo sfalsamento d'immagine, è perché noi siamo nello studio 2. Allora io volevo parlare un attimino, dica. Luca, in stradarti, darti un attimino un po' il là. Là e l'anticipo di perché sei qua vicino a me. Per le previsioni del tempo. Per le previsioni del tempo, che ora c'è la sigla. Domani nevicate a basse quote e su tutte le regioni medio orientali. Al nord-est variabilità assoluta. No, io volevo un attimino, Luca qua con me, per parlarci un po' di una cosa particolare, di una, diciamo, di una passione un po' particolare che sempre più giovani si affacciano a questa realtà. Sto parlando un po' dell'arte della commedia, della recitazione, giusto? Sì, esatto. Quindi un'arte è una passione che può spingere molte persone, chissà, magari un giorno, a essere veramente conosciute in questa bellissima realtà che sicuramente appassiona sempre di più persone. Luca, un po' da diverso tempo si è accorto di avere questa pendenza. Ragazzi, non sono più capace a far radio, mi dispiace. Verso questa realtà fantastica e tu ormai non so da quanto tempo pratichi, da quanti anni ti sei avvicinato. Allora dal 1998. Ma come è iniziato? Cioè, un giorno ti sei svegliato e hai detto voglio diventare. Cosa sei? Tanto attore, regista? Io nasco, credo morirò nacqui. Come te, nacqui e morirò, visto che purtroppo adesso la nostra categoria è bersagliata. Ma te chi t'ammazza? Volevo fare un saluto a un collega che non c'è più, Leopardo, che la settimana scorsa se n'è andato. Che tra l'altro so che ti aveva anche. Sì, eravamo contattati telefonicamente. Sì, battesimo del fuoco. Sì, Leonardo Leopardo Rececconi, che chissà. Un grandissimo saluto, un abbraccio a lui che sta lassù e ci guarda. Chissà che da qualche parte non ci sia. L'altra volta ho sentito una dedica bellissima. L'altra volta ho sentito una dedica bellissima da parte di un emittente di di Federico Lodesimo Volante, tanto possiamo anche dirlo. Ha detto. Lui più che essere in cielo ha detto perché in qualche.
emittente dove ci sono tutti quanti. Era una dedica bella, adesso non mi ricordo le parole esatte, però era... Beh, io spero più tardi possibile lo rincontreremo. Ma guarda, prima o poi, io credo. Ma guarda, tocchiamoci un po' i maroni. Come dico sempre io, la prima pagina del secolo XIX c'è sempre uno spazio aperto. Sempre spazio. Sempre spazio, c'è. Dicevo, mi avvicinai al teatro perché io sono... Io nacqui DJ radiofonico, sono DJ radiofonico e credo che morirò DJ radiofonico, tornando a lei. Io ho sempre avuto la passione del doppiaggio, doppiaggio cinematografico. Ecco, questa è la tua particolarità esattamente, esatto. Il doppiaggio. Io mi sono dilettato in diversi anni, anche adesso ogni tanto faccio diversi doppiaggi di spot pubblicitari. E quando tu ti avvicini anche a... io ho doppiato una volta un film. Quale? Facevo la facevi Alvaro Vitale. La tosse, io facevo doppiavo così. Quello sì, che sì. Si chiama Brusio in genere. Esatto. E poi il buon Gabbiano ha doppiato anche un film porno, però non può dire adesso in diretta. Le calde notti di Marina Lubalda. Lubalda. Marina e Morgana assetate di sesso, questo 1982 era, giusto? Vero, vero. Vabbè. Mi avete scoperto. Esatto. Quindi quando tu ti avvicini a questo mondo, anche un po' la radio e un po' anche il doppiaggio di radiocomunicati e telecomunicati, poi ti scatta, a parte che io da quando sono bambino ho questa mania, e ho scoperto una cosa drammatica, che per fare il doppiatore devi essere un attore, quindi devi seguire tutto un excursus tuo personale che dura anni e anni, non in ogni... Guarda cosa stai disegnando di bello, visto? Sai che ha un significato particolare di quello che si scrive e si disegna quando si parla? Ci vorrebbe Freud, oppure Jung. Ci vorrebbe Freud. Esatto. E quindi in due parole, io sono... così, essendo appassionato di doppiaggio, sono approdato al mestiere di attore. Prima l'ho vista come un tramite, poi in realtà ho scoperto che fare l'attore è una figata pazzesca, perché intanto ti fa conoscere meglio te stesso. Allora, diciamo che per fare l'attore teatrale, dico, tu ti devi spogliare del tuo io, conoscere te stesso per poi reinventarti e rindossare altri panni che possono essere più molteplici. Da quanto posso capire, la prerogativa principale per chi si affaccia in questo nuovo mondo è non essere assolutamente una persona chiusa, perché ma diciamo no, che se non aver paura a mettersi a nudo delle proprie... Questo è verissimo, e diciamo che c'è un discorso ambivalente, ovvero se tu sei una persona fondamentalmente chiusa, questo ti può aiutare per... Sembro così una persona seria. Ti può aiutare. Continua per... così, vai. Grazie. Vado a girare la pasta io. Ti può aiutare per sbloccare quelli che sono i tuoi, diciamo, i tuoi blocchi emotivi, no? Però il percorso è sicuramente più difficile. Io lo dico in prima persona perché sono una persona, anche se non si direbbe, sono una persona fondamentalmente timida, e quando mi devo mettere in gioco è molto ma molto dura, ed è un percorso personale assolutamente duro. Pensate un po' che mentre Luca ci sta spiegando queste cose, dove la parte forse più dura, l'impatto che si dà quando si inizia a frequentare queste scuole di recitazione, di doppiaggio, comunque imparare a essere un attore, sì. Poi se vai a vedere. Bravo, io bravo. Sono stato per una volta, no, ho seguito una lezione, invitato così gentilmente da Luca, insomma, poi e ho partecipato a questa lezione qua, e per me è stato un piccolo trauma, ma sì. Trauma nel senso che ho detto, questa sera sono finito in una manica di matti, perché ragazzi, vi posso raccontare che è stata un'esperienza molto inverosimile il fatto di trovarmi in una stanza buia in mezzo a uomini e donne, dove chi piangeva, chi gridava, chi si toccava la faccia, e Luca diceva che cosa bisogna fare in quel momento, tutto ciò che ti passa per la testa, quindi senza pensare minimamente di vergognarsi o di, esatto, fanno dei gesti strani che diciamo non comprendo. Diciamo che è vero quello che dici tu, anche se tu hai visto soltanto la parte, diciamo, la punta dell'iceberg. Diciamo che quello che succede, anche perché insomma il partner che avevo io era chiaramente un uomo bisessuale, dove praticamente ha passato, esatto, la serata a tirarmi le orecchie e girarmi il naso, che so, per me è stato un trauma. Bella esperienza tutta quella. Una bella esperienza. Ah, intanto volevo, scusa se ti interrompo. Dica per Dio. Se ci fossero comunque nel frattempo delle persone interessate a sapere qualcosa di più particolare, andare più nei dettagli, il numero è a vostra disposizione, che è lo 010 415 915, e si può anche discutere in diretta, perché no, è a vostra disposizione. Luca, vai avanti. E quindi dicevo, il percorso è ambivalente, nel senso che ci si spoglia di quello che è il proprio io,
per poi reinventarsi una nuova identità, come, un po' come diceva anche Renato Zero. Sai, è talmente complicato per questo argomento che poi alla fine riferirlo in due parole rimane abbastanza complicato, però ci proviamo. Dicevi prima, è vero, può essere propedeutico per chi ha dei grossi blocchi mentali, fisici e soprattutto di ognuno, poi ognuno di noi ha un blocco. Diciamo che il percorso dell'attore anche, è una cosa che molti non sanno, vedono, anche perché adesso voglio dire, andando nel polemico, purtroppo molta gente che si avvicina a questo mondo e che comunque salta diversi passi, non sa tutto quello che c'è dietro. Ovvero, è vero che comunque uno che fa, ipoteticamente parlavi tu prima, mi pare del Grande Fratello, arriva subito perché comunque salta e bypassa diversi passi. La verità è che però se non sei preparato difficilmente poi duri nel tempo. Non so se hai capito quello che voglio dire. Sì, diciamo. Quindi, che comunque anche perché tutto ciò comporta un sacrificio, un grande sacrificio, una forza di volontà. Ci sono sicuramente, inevitabilmente, le prime rinunce quando si inizia a sentire che non ce la potrei mai fare, perché io ho capito una cosa, che i primi impatti si ci sente ridicoli. Assolutamente sì. Quindi si ha la sensazione di essere già preso in giro dallo spettatore. Certo. Invece assolutamente non. No, non è così. In realtà non è così. Quello che ti insegnano è che comunque il pubblico è, diciamo, un elemento esterno. In realtà poi, almeno io ti parlo per quello che è la mia esperienza personale, il giudizio del pubblico lo senti come, soprattutto quando fai dei laboratori, quando lavori con gente con cui sei a contatto tutti i giorni, il giudizio lo assorbi, e come lo assorbi, e se sei un attimino emotivo, un attimino sensibile, questo ti condiziona sicuramente e ti porta a diverse crisi interiori. Non a caso molti attori o molti aspiranti tali passano attraverso crisi mentali. Passano una vita migliore. No. A molti anche la vita migliore. Come quello della Parmalat. Appunto. Ascolta Luca, io ti interrompo solo 30 secondi per... Mettiamo un po' di musica? No, c'è una piccola interruzione per consigli. Consigli per gli acquisti, consigli per gli momento, acquisti. Demo, sipario. Sono una tromba. Radio Lanterna City, pubblicità. Se vuoi scoprire nuovi gusti, se sei stanco del solito mangiare, vieni da Antichi Sapori di San Querico. Nella ridente Valpolcevere, riscopri i sapori di una volta. Scopri le novità che Antichi Sapori di San Querico ti sa dare. I veri ravioli alla genovese, i pansotti, i gnocchi, trofie, pasta all'uovo ed altre specialità. Antichi Sapori di San Quirico prepara anche ravioli preparati appositamente per chi ha intolleranze alimentari, senza polvere di latte. Antichi Sapori di San Quirico fa servizio a domicilio a privati o a ditte, telefonando o faxando allo 010 71 5386, anche per i tuoi rinfreschi. Non dimenticate i nostri piatti caldi ed il sapore dei nostri dolci. E poi, con una minima spesa di 10 euro avrai un simpatico omaggio. Cosa aspetti? Ovunque tu sia, corri a San Quirico, in via San Quirico 257 Rosso, o telefona allo 010 71 53 86. Ti accoglieranno a braccia aperte. Austilis Russo, in via Iori 149 Rosso, a Genova Certosa. Airstilet Russo, il mercoledì e venerdì, riceve il suo appuntamento telefonando allo 010 644 3070. Airstilet Russo, via Iori 149 Rosso, Genova Certosa, per l'uomo che non deve chiedere mai. Resta con Radio Lanterna City a Genova e Savona sui 107,9 e 50, Valle Polcevera sui 106, la tua radio a colori.